Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati qui a Musei d'Italia, il programma di Wikipedia. Oggi facciamo una puntata molto molto diversa dal solito. Abbiamo un tema specifico che è quello del Risorgimento italiano, per cui andiamo a visitare il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano a Torino. Fornitevi di una camicia rossa e via, partiamo per questo splendido viaggio. Vai con la sigla! Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano a Torino è ubicato presso un palazzo storico importante, vale a dire Palazzo Carignano, o per meglio dire Palazzo dei Principi di Carignano. Al suo interno ritroviamo una serie di manufatti e reperti legati proprio a quella che è stato il fulcro della storia della nostra nazione. Ma c'è di più, perché non è un caso che il museo si trovi proprio all'interno di questo palazzo, perché Palazzo Carignano, tra l'altro realizzato da Guarino Guarini, è stato sede del Parlamento e della Camera dei Deputati non solo durante il Regno di Sardegna, quindi durante il Regno di Savoia, ma anche e soprattutto durante il primo periodo del Regno d'Italia, vale a dire dal 1861 al 1865, per cui andare, passeggiare all'interno di quelli che sono i corridoi, le sale, non significa solamente fare un salto indietro nella storia guardando manufatti e reperti o quadri, ma soprattutto vivere un'esperienza importantissima, quella appunto del Risorgimento italiano, quella dei primi vagiti di un'Italia unita. Oggi non vi parlo di un quadro in particolare o di un artista in particolare, bensì di un personaggio storico italiano importante, vale a dire Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, colui che ha completato l'unità d'Italia, ovviamente assieme a tanti importanti personaggi italiani, oggi definiti appunto patrioti. Parliamo di ovviamente Garibaldi, Mazzini e soprattutto quello che è stato uno dei primi presidenti del Consiglio del Regno d'Italia, vale a dire Camillo Benso, conte di Cavour. Ricordiamo Vittorio Emanuele II soprattutto per quel famoso gesto con Garibaldi a Teano, il re da nord e Garibaldi da sud si incontrano a Teano e con quel gesto della stretta di mano è un po' il simbolo di quello che è stata appunto l'unità d'Italia. Vale a dire, durante appunto i moti contro gli austriaci, parliamo soprattutto della parte settentrionale dell'Italia, i patrioti invocavano un motto, cioè Viva Verdi. Viva Verdi, che non era una semplice esaltazione del compositore italiano Giuseppe Verdi, bensì Viva Verdi stava per Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia. Piuttosto curioso questo piccolo aneddoto che, ripeto, pochi pochi sanno. Oggi termino così. Ovviamente tutte le informazioni del museo le ritrovate nella descrizione di questo video, con ovviamente i link dei nostri social, dei nostri profili social che sono Facebook e Instagram. Non perdete l'occasione di andare a visitare il Museo Nazionale Risorgimento Italiano, perché appunto rappresenta la storia dei primi passi di un'Italia unita. Chiudo salutandovi e dandovi appuntamento appunto a domenica prossima. Ciao!